C'è stato un mercato, ci sono stati dei cambiamenti e lo sapete benissimo, no? Quindi è inutile che io stia a ritornare su questo. Dobbiamo per forza ricreare anche degli adattamenti che sono fisiologici, però questo non vuol dire lasciare punti per strada. Ecco, quindi sicuramente è chiaro che adesso certe situazioni verranno anche un pochettino riconsolidate, però io non, perché non è che tu hai cambiato due o tre uomini, hai cambiato un uomo, due, al massimo, e quindi un organico che per 8 undicesimi rimane identico o 9 undicesimi, non credo che subisca degli stravolgimenti. Noi, come ultimamente stiamo facendo, è chiaro che sappiamo che giochiamo contro una squadra che ha un potenziale offensivo, che è cambiata, che ha trovato una sua identità. Se non mi sbaglio è la prima partita che fa fuori casa dopo il mercato, perché ha rinviato, quindi è sicuramente una situazione nuova per loro, ma la cosa importante è guardare noi, prima di guardare il Catania, questo con grandissima certezza. Sicuramente è un bel test, troviamo una squadra che è convinta di poter fare, di poter raggiungere i playoff, è convinta di avere un organico importante, e quindi, come ho detto prima, è la partita giusta. Brugman è un giocatore importante, giocatore che rientra da un infortunio, e io credo che il primo a stimare Gaston sono io. Il presidente mi è testimone, anche il giocatore, anche se in questo momento io non gli sto magari forse dimostrando, ma il primo sono io, perché l'ho sempre apprezzato, ammirato, quindi non è questo, non è in questo momento il problema, non c'è un problema a Brugman da parte mia, assolutamente. Io sto solo cercando anche le migliori condizioni per il ragazzo.